Amici di Eleven Sports, un cordiale saluto da Matteo Falzon dalla Pala San Nicolò di San Nicolò a Tordino per questa gara, la terza di ritorno, la quattordicesima nel campionato di Serie 1 di pallamano donne. Tra qualche istante in campo le squadre della Starmed TMS Teramo e dell'Alibest Espresso Mestrino. Una gara sicuramente molto importante per la classifica. Parliamo della zona caldissima della graduatoria, perché entrambe le squadre occupano l'ultimo posto con due punti all'attivo, una vittoria in trasferta per il Teramo, che in casa invece ne ha perse tutte e sette quelle disputate. Una vittoria in casa con il Mestrino proprio contro il Teramo nella sfida di andata giocata lo scorso 24 settembre alla palestra di Lissaro, finita 30-28. Un saluto ovviamente agli amici di Mestrino che ci stanno seguendo sulle frequenze di Eleven Sports, e agli amici ovviamente anche di Teramo che non sono presenti al Pala San Nicolò ma che vogliono seguire comunque questo incontro. Squadre che hanno fatto il loro ingresso in campo per i tradizionali saluti ed ora scenderanno in campo proprio per l'inizio di questa gara. Completo giallo, pantaloncini neri per il Mestrino, completo bianco con pantaloncini rossi per la formazione della Starmed TMS Teramo, che presenta delle novità rispetto anche all'ultima sfida giocata, ma anche all'ultima volta che ci siamo sentiti per l'ultima gara casalinga, quella contro Padova. E allora andiamo a vedere gli
schieramenti, partendo dalla formazione ospite, ovvero l'Alibest Espresso Mestrino, allenata dal duo Andrea Andriolo e Demeni Gionghi, sperando che la pronuncia sia esatta, per l'allenatrice ungherese della formazione del Mestrino, che schiera con numero 2 Giorgia Dalle Fusine, numero 3 Irene Stefanelli, numero 7 Erika Losco, numero 8 Anita Rubin, numero 10 Anna Galvan, numero 15 Ilaria Lain, numero 16 Yvonne Giulgherova, numero 17 Alice Piva, numero 18 Gloria Chiarotto, numero 22 Bojana Jevremovic, mentre ora c'è il primo gol della gara e lo porta la firma di Chiara Canzio, capitano biancorosso. Rete comunque non convalidata per invasione da parte della giocatrice con la maglia numero 10 della formazione biancorossa, e si resta dunque sullo 0-0 per quanto riguarda il punteggio, con dopo un minuto nel corso di questo primo tempo. Sullo 0-0 dicevamo del Mestrino, che si schiera con numero 22 Bojana Jevremovic, poi numero 29 Elisa Campagnaro il vice capitano, numero 41 Carlotta Pugliese il capitano, numero 77 la giocatrice Maria Carolina Rauli, numero 28 Giorgia Chiarotto. Per quanto riguarda la Starmed TMS Teramo, che è in difesa per questo primo attacco della formazione padovana, con il tiro e il gol da parte di Ilaria Lain, questo sì che è convalidato il gol dal Mestrino, che passa in vantaggio in questo scontro importantissimo in chiave salvezza. Dicevamo, per il Teramo numero 1 Selene Franceschini, numero 97 Magdalena Berkic, numero 9 Francesca Di Prisco, numero 10 Chiara Canzio, numero 13 Sara Macrone, numero 16 Martina Baldassarre, 18 Rebecca Capone, 19 Olga Lanfredi, numero 20 Arianna De Angelis, 21 Sara Bellu, 33 Elisabeth Galletti, numero 11 Sila Fatou, numero 30 Dorra Schanderli, numero 78 Domenica Satta e numero 26 Melina Fabisch. Avete potuto sentire anche dalla lettura delle formazioni le novità per quanto riguarda la formazione teramana, l'ultima proprio in ordine di tempo arrivata nelle ultime ore, la giocatrice tedesca, terzino sinistro classe 92, Melina Fabisch, che gioca con la maglia numero 26, che fa il suo esordio proprio oggi con la maglia teramana. Esordio ma casalingo per il nuovo tecnico, che è l'allenatrice giocatrice Daniela Palarie, che per il momento però almeno in questa gara non giocherà, ma sarà solo tecnico della formazione biancorossa dopo le dimissioni arrivate da parte di Serafino Labrecciosa, dimissioni irrevocabili per il tecnico teramano, per il bravo ed esperto tecnico teramano, che ha deciso e voluto dare una scossa alla stagione della formazione biancorossa, con il 2-1 ora per la squadra del Mestrino, mentre parlavamo ci sono state due reti, una per parte, ed ora c'è un'infrazione commessa dalla squadra ospite. Si resta sul 2-1 a favore del Mestrino dopo 3 minuti e spiccioli nel corso di questo primo tempo. Diciamo della giocatrice tedesca Melina Fabisch, dell'avvicendamento in panchina dopo la sconfitta in casa con Padova, Anina Palaria, che di fatto ha già esordito nella trasferta persa sul campo della capolista Pontigna di sabato scorso. Capone, una marcatura subito sulla giocatrice tedesca Fabisch, mentre ora perde il pallone in attacco la squadra biancorossa. Si sgola dalla panchina Daniela Palarie, che prova a far valere la sua esperienza di giocatrice anche in panchina, mentre ora c'è l'invasione commessa dalla giocatrice del Mestrino Schanderli. Canzio, Capone, pallone per la formazione biancorossa, che fa girare questo pallone, tra parentesi, e poi daremo qualche nota anche statistica per quanto riguarda il Mestrino, mentre seguiamo questa azione con il gol da parte di Dorra Schanderli, seconda rete personale per la giocatrice tunisina, che aveva segnato anche in precedenza, e poi all'altra parte va ancora a segnare il Mestrino con la giocatrice
con la maglia numero 15, Ilaria Lain. 3-2, passati 5 minuti nel corso del primo tempo. Chamberlain, Capone, già parla la formazione teramana col palo colpito da Olga Lanfredi, poi prova a recuperare il pallone dall'altra parte, però c'è il tiro e il gol da parte del Mestrino con la giocatrice con la maglia numero 22, la serba, alla destra classe 92, Bojana Jevremovic. Doppio vantaggio per il Mestrino, 4-2. Giocati i primi 5 minuti e 40 secondi nel corso del primo tempo. Gol, il terzo in questa gara da parte di Chamberlain. Terza marcatura personale, segnato tutte le reti di Teramane. Mentre il Mestrino che attacca, vediamo. Non abbiamo ancora menzionato gli arbitri, mentre seguiamo questa azione col pallone che batte a terra ma poi non trova lo specchio della porta, il tiro di Maria Carolina Rauli. Diciamo degli arbitri, coppia siciliana, Fabio Bocchieri di Modica in provincia di Ragusa e Nicola Salvatore Scavone di Marsala, provincia di Trapani. Oltre a questa gara, il programma della terza di ritorno prevede Mezzo Corona Padova, Erice Salerno, Cassano Magnago Ferrara, Prato Pontigna e Brixen Casalgrande. Mentre ora dall'altra parte la parata da parte di Magdalena Burkic sulla tentativa da parte di Jevremovic. Poi dall'altra parte c'è il gol da parte della numero 41, Carlotta Pugliese, capitano del Mestrino, che riporta a più 2 la propria squadra, 5-3 il punteggio. Tra i nuovi acquisti della formazione teramana non abbiamo menzionato Domenica Satta, ma perché è la sua terza presenza con la formazione teramana, era già a Padova, in casa col Padova, poi la gara di Pontigna. Questa sfida contro il Mestrino, tiro fuori da parte di Rebecca Capone, fallita la chance di portare la squadra teramana a meno 1. Ottavo minuto nel corso del primo tempo con il Mestrino che attacca dalle Fusine, Giorgia dalle Fusine. Lain, Jevremovic, fallo di Capone su Jevremovic, la parata da parte di Berkic che chiude lo specchio alla numero 15 Lain. Fabis, Chamberlain ha ricevuto da Capone. Ancora Capone, Canzio, tiro, c'è l'infrazione commessa in attacco dalla giocatrice teramana, ravvisata dagli arbitri, la coppia isolana siciliana. Dall'altra parte la parata di Magdalena Birkic, ma c'è stato anche un fallo ai danni proprio della giocatrice con la maglia numero 2, Giorgia dalle Fusine, centrale classe 2000. Cambio di gioco, ancora Mestrino in attacco con il tiro deviato, la palla che arriva tra le braccia della Berkic che fa ripartire l'azione, esatta Fabis. Chamberlain, quinta occasione per provare a dimezzare lo svantaggio per Teramo. Con Melina Fabis il tiro, il gol da parte di Melina Fabis,
E allora arriva quasi al decimo del primo tempo, la prima rete in biancorosso per Melina Fabisch. Quando scocca proprio il decimo, siamo sul 5-4, conduce Mestrino, che ha ottenuto la prima storica vittoria della società proprio giallo-verde in A1 nel 2011, proprio qui al Pala San Nicolò, ovviamente affrontando il Teramo. Però questo è un palasport che di fatto da questo punto di vista evoca bei ricordi sicuramente alla società padovana. Fallo su Olga Lanfredi. Sciandarli. Cambio con Sarabellu che si alterna con Domenica Satta. Mentre ora c'è il gol da parte di Dorra Sciandarli. Quarta rete personale e parità trovata dalla formazione teramana all'undicesimo del primo tempo. 5-5. Ora controllo non perfetto da parte di Lain. Però dall'altra parte il tiro da parte di Rauli. Maria Carolina Rauli, prima rete personale. Siamo sul 6-5, torna a mettere il naso avanti Mestrino. Il Teramo ha anche un'altra ghiotta chance per provare a rimettere in equilibrio il match. Solito cambio con Domenica Satta che agisce in fase difensiva e Sarabellu nella fase offensiva, mentre ora c'è la parata da parte della numero 16 di Mestrino, ovvero il portiere bulgaro, classe 2001, Yvonne Djulgherova. Poi fallo su Irene Stefanelli. Può riprendere a giocare. 17 minuti e 50 per chiudere il primo tempo. 6-5, conduce Mestrino. Dalle Fusine. Lain, il tiro, il gol da parte di Lain. Terza rete personale, torna a più 2 la formazione del Mestrino, con un'altra infrazione commessa dal Teramo e contropiede possibile, anzi praticabile per Mestrino, con l'erroraccio da parte di Erika Losco col pallone che è terminato alto, era arrivata a tu per tu con Maddalena Berkic. Tiro alto, ma noi ci fermiamo un attimo col time out. Minuti 24 secondi per chiudere il primo tempo, conduce Mestrino 7-5, c'è il minuto di sospensione richiesto dalla panchina della Starmed TMS Teramo, con Daniela Pallarie che vuole parlarci sopra alcuni errori soprattutto nell'ultima fase che hanno permesso al Mestrino di tornare avanti di 2 reti dopo che il Teramo aveva trovato sul 5-5 la nuova parità. Mestrino che comunque viene da una serie di sconfitte, così come Teramo, però ricordiamo l'ultima vittoria di Mestrino il 24 settembre, la terza di andata proprio contro Teramo nella gara di andata. Teramo invece la vittoria, l'unica fuori casa, la colta il 3 dicembre sul campo del Prato per 30-27. Classifica: Pontigna comanda con 24, Salerno 23, Erice 20, Brixen 19, Cassano Magnago 14, Padova 13, Casalgrande e Ferrara 12, Prato 10, Mezzocorona 5, Mestrino e Teramo, come detto, chiudono con 2 punti. Campionato che ora si fermerà per i Final Eight di Coppa Italia, in programma dal 2 al 5 febbraio, alle quali parteciperanno Brixen, Cassano Magnago, Erice, Casalgrande, Salerno, Ferrara, Pontigna e Padova.
penalette che ci saranno a Rimini alla RDS Stadium. Proprio per questo il campionato riprenderà l'11 febbraio. Teramo giocherà a Salerno in trasferta, mentre in casa giocherà il 18 febbraio contro Ferrara. Ma diciamo che questa è una gara sicuramente molto molto importante e delicata in chiave salvezza, mentre ora c'è il gol da parte della Fabisch, seconda rete personale, 7-6, ridotto ancora il svantaggio da parte della squadra teramana. Ora dalle Fusine, Line dall'ala, il tiro e il gol da parte di Ilaria Line, quarta rete personale per Ilaria Line. Fabisch, Sciandarli, di nuovo due reti di vantaggio per Mestrino, 8-6. Cambio in porta, avvicendamento in porta per Daniela Palarie, dentro Selene Franceschini, fuori Magdalena Berkic. Errore in attacco, col pallone perso, recuperato dal Mestrino, dalle Fusi nel tiro, la parata da parte di Selene Franceschini. Siamo di fatto a, abbiamo passato la boa di metà primo tempo. Tiro alto da parte della giocatrice tedesca Melina Fabisch. Ora gioco fermo perché bisogna recuperare il pallone, diciamo, della gara di andata giocata il 24 settembre alla Palestra di Lissaro, arbitri Limido e Donnini, finita 30-28 per il Mestrino con tre reti di Dalle Fusine, uno per Rubin, 4 Line, 7 Jevrenovic, 4 Campagnaro, 1 Pugliese, 2 Rauli e 8 Kirillova. Nel Teramo 13 reti di Daniela Palarie, 5 Crese, 2 Baldassarre, 4 Lanfredi e 4 Bellu. Abbiamo ascoltato anche dei nomi, molti avvicendamenti. Palarie allora giocava, adesso è allenatrice della squadra biancorossa, mentre ora c'è il tiro di rigore a favore del Mestrino. Ma anche nella formazione padovana diversi cambi, per esempio Kirillova non c'è quest'oggi. Tiro il rigore messo a segno dalla numero 3 Stefanelli, segno Irene Stefanelli, 9-6, massimo vantaggio per la formazione del Mestrino questo primo tempo. Lanfredi parla per Sciandarli che cerca un varco per la conclusione, non lo trova, poi l'appoggio per Chiara Canzio, la conclusione dall'ala sballata col pallone che è terminato fuori non trovando lo specchio della porta. E poi dall'altra parte il palo colpito dal Mestrino con la numero 77 Rauli. Fabisch, il tiro, il gol da parte di Melina Fabisch, terza rete personale. Melina Fabisch che è arrivata dalla formazione tedesca del Solingen Grafrat in prestito. La società biancorossa che ha nella nota stampa inviata per comunicare l'acquisto ha anche ringraziato la società e Roberto Deiana per l'acquisto, mentre ora c'è la marcatura da parte ancora del Mestrino con Carlotta Pugliese che conferma il più 3 per la squadra veneta, 10-7 Capone. Fabisch dentro, il tiro sulla traversa da parte di Sarabellu. Mestrino dall'altra parte, il gol
con la conclusione da parte della numero 3 Stefanelli. Ancora una marcatura, soprattutto massimo vantaggio per il Mestrino sull'11-7 in questo primo tempo. Di Prisco in campo ora per Rebecca Capone, una formazione biancorossa. Di Prisco, il pallone ancora per la formazione biancorossa, perso però. Allora il Mestrino può ripartire con il pallone per Rauli. Cambio gioco per Jevremovic, gol da parte di Jevremovic, seconda marcatura personale. Siamo a più 5 per il Mestrino, 7-12. A poco più di 10 minuti dalla conclusione del primo tempo. Lone per Sarabellu a trovare la prima rete personale. Sarabellu, Jevremovic, come miglior realizzatrice nella formazione del Mestrino che ora perde palla in attacco. Abbiamo Line con 58 reti. Per quanto riguarda Teramo, Pallarie con 72, a seguire Chandarli con 61. Invece nella classifica generale delle marcatrici di una massima serie di pallamano donne abbiamo Gislimberti del Mezzocorona con 110, Merchichi Erice 100, Furlanetto Casalgrande 95, Soglietti Ferrara 93, poi Babbo del Brixen con 88 e a quota 87 Dio Gap Vanessa del Padova. Tiro fuori da parte di Sarabellu, ma con un attacco la formazione biancorossa. Di Prisco dentro il pallone per la rete da parte della numero 21 Sarabellu, seconda rete personale. Meno 3, 9-12 il punteggio. Infrazione, palla persa in attacco dal Mestrino, il possibile contropiede di Teramo con Chiara Canzio. Il tiro, il gol da parte di Chiara Canzio e ci sono i 2 minuti per Dalle Fusine, prima esclusione per 2 minuti per Canzio, la prima rete personale dopo di fatto la rete non convalidata che sarebbe stata la prima del match, non è stata convalidata, mentre ora c'è la spiegazione da parte di uno dei due arbitri proprio per Giorgia Dalle Fusine per questi primi 2 minuti. L'inferiorità numerica del Mestrino che ora si trova sotto di avanti di 2 sole reti dopo essere stata più 4, 12-10 a 8 minuti e 55 dalla conclusione del primo tempo. Reazione da parte della squadra allenata da Daniela Palarie dopo che Mestrino era riuscita, sfruttando anche qualche errore di troppo da parte delle biancorosse, a portarsi sul più 4, sull'11-7 eravamo al, anzi anche sul più 5, 12-7 ovviamente, eravamo al 19esimo, parziale di 3-0 per la squadra biancorossa, mentre ora c'è il time out richiesto dalla panchina del Mestrino.
si riprende a giocare dopo il time out richiesto dalla panchina del Mestrino. Per il momento un time out a testa, in precedenza l'aveva chiamato panchina teramana, adesso quella veneta. 8 minuti e 21 per chiudere questo primo tempo. Mestrino avanti di due reti, 12-10, con un parziale aperto di 3-0 per la formazione teramana. A rischio passivo per la squadra ora in attacco. Vedete il chiaro gesto da parte dei due arbitri siciliani, Bocchieri e Scavone. Ancora in attacco la formazione del Mestrino. Non più passivo Stefanelli. Line. Pier palla la squadra ospite. Torna l'indicazione del passivo. Il tiro, il gol. Gran tiro e gran gol da parte di Irene Stefanelli, che ha pescato l'angolo alto dove Selene Franceschini non è potuta arrivare. Allora si sblocca e torna a segnare il Mestrino, mentre ora c'è il tiro di rigore per la formazione teramana e ancora un'inferiorità numerica, stavolta ad uscire al numero 7 Erika Losco, dunque doppia inferiorità numerica per la formazione del Mestrino, anche se di fatto dalle fusine sta per tornare in campo. C'è la possibilità per Melina Fabici però per riportare Teramo a meno 2. Tiro il gol da parte della giocatrice teutonica, la quarta rete personale. Tornata in campo sono 5 le giocatrici d'attacco ora per Mestrino, con la data l'infrarietà numerica. Il tiro, il grande intervento ora da parte di Selene Franceschini, che è andato a respingere questo tiro che comunque era infilato ed era ben indirizzato. Restano 2 le reti di vantaggio per Mestrino, di svantaggio per Teramo. Chandarli. Poi una scorrettezza e una infrazione con pallone che resta in zona attacco per la formazione biancorossa della Starmed TMS Teramo. Di Prisco. Rischio passivo anche in questa azione d'offensiva per Teramo. Chandarli cerca un varco, poi l'appoggio per Olga Lanfredi. C'è l'infrazione commessa alla formazione biancorossa, che fa andare su tutte le furie Daniela Palarie, tecnico della squadra biancorossa, quando mancano 5 minuti alla chiusura del primo tempo. Palla persa ora in attacco dalla formazione ospite. La può tornare a gestire la squadra teramana con Di Prisco. Chandarli, il tiro fuori, c'è il fallo comunque subito dall'atleta tunisina. Ancora una nuova opportunità d'attacco per la squadra del presidente Roberto Canzio, mentre ora c'è il fallo ai danni di Sarabellu. Fabisci, il tiro, il gol da parte della giocatrice tedesca, che ha avuto sicuramente un buonissimo impatto, ma ovviamente
sulla sua qualità, sulle sue qualità non c'erano grandi dubbi. Ora il contropiede Teramano con Lanfredi per Shandarli, il gol da parte della giocatrice tunisina, quinta rete anche per lei, ed è di nuovo parità sul 13-13 con un parziale di 6-1. Nello spazio di 7 minuti al 19esimo si era sul 7-12 per Mestrino, ora siamo 13-13 e mancano 3 minuti e 20 per chiudere il primo tempo. Line, tiro, la parata di Selene Franceschini che ha avuto un ottimo impatto sul match, diciamo, la giocatrice con la maglia numero 1, ex Pontinia, classe 95, portiere. Ancora un intervento da parte della giocatrice biancorossa. Le reti di Fabis, le reti di Shandarli, le reti di Sarabellu, ma anche le parate da parte di Selene Franceschini, che ora viene sostenuta e applaudita anche dalla propria panchina, meritatamente. Con Teramo che a 2 minuti e mezzo dalla conclusione del primo tempo, paradossalmente, se si pensava, si pensa al punteggio del 19esimo, quando Mestrino è avanti 5 gol, ha l'opportunità di passare avanti, di passare a condurre. Fabisch ancora per il tiro di Lanfredi, fallo su Lanfredi e c'è il tiro di rigore a favore della squadra teramana, che ha dunque una ghiotta opportunità adesso. Tiro di Fabisch, il gol da parte di Melina Fabisch, sesta rete personale, siamo 14-13 al 28esimo, di fatto anche meno perché alla fine del primo tempo manca 1 minuto e mezzo, 90 secondi alla prima sirena qui al Pala San Nicolò. Line, infrazione commessa in attacco dalla formazione del Mestrino. Satta chiede calma alla propria squadra, Daniela Palarie, soprattutto di non accelerare i tempi perché hanno una bella opportunità adesso. Quando stiamo per arrivare al 29esimo, il che significa che stiamo per giocare, lo facciamo da adesso, l'ultimo minuto di questo primo tempo, scorrono i secondi qui al Pala San Nicolò. Shandarli, pallone per Di Prisco. Di Prisco, fallo su Di Prisco. Gioco fermo, cronometro fermo soprattutto, perché Francesca Di Prisco era rimasta a terra, adesso si è rialzata, problema al collo. Shandarli, il tiro respinto dal muro difensivo della formazione del Mestrino, poi fallo in attacco di Canzio, siamo agli ultimi secondi, 30 per l'esattezza, per andare al riposo. Seguiamo con grande intensità e pathos questa ultima azione d'attacco del Mestrino. Rubin, maglia numero 8, Anita Rubin, che è entrata in campo, e dall'altra parte la parata di Selena Franceschini su Line, poi c'è la difesa dentro da parte di Teramo con la squadra del Mestrino che può sfruttare quest'ultima rimessa, anzi no, si va al riposo sul 14-13. Vediamo un po' qual è la decisione, a un certo punto gli arbitri hanno fatto segno che non c'era più tempo, c'è solo spazio però per questo tiro franco con la difesa biancorossa tutta unita a difesa della porta dove c'è Selene Franceschini. Il tiro, il muro respinge, si va a riposo, 14 Teramo, 13 Mestrino, a risentirci per i secondi 30 minuti di gioco.
Dopo
Secondo tempo della gara tra Starmed TMS Teramo e Alibest Espresso Mestrino, a riposo 14 Teramo, 13 per il Mestrino, che per questo secondo tempo attacca da destra a sinistra in base ai vostri teleschermi, con la completo giallo e pantaloncini neri, maglia bianca e pantaloncini rossi invece per la Starmed TMS Teramo. Il primo attacco da parte della squadra padovana, il tiro e la parata da parte di Selene Franceschini, che ricomincia questa ripresa così come ha chiuso il primo tempo, con una bella parata sulla giocatrice Jevremovic. Capone, pallone per Fabisch. Passato il primo minuto nel corso del secondo tempo. Capone, Fabisch, il tiro, la parata da parte della giocatrice numero 16, Dulgherova, portiere bulgaro, poi perde palla Mestrino, il tiro, ancora la parata della giocatrice bulgara, ma si mantiene in zona attacco la squadra teramana. La parata è arrivata sulla giocatrice con la maglia numero 10, Chiara Canzio, capitano della squadra biancorossa. Seguiamo questa azione, poi andiamo un po' a ricapitolare quello successo del primo tempo, che è stato un'altalena di emozioni, nel senso che Mestrino era andata più 5, 12-7 al 19esimo, poi c'è stato un bel break da parte della squadra teramana, che ha recuperato e ha chiuso avanti il primo tempo 14-13, grazie anche alle parate di Selena Franceschini, grazie alle reti di Fabisch e Schanderli, ma anche Sara Bellu, che ha avuto un buonissimo impatto sul match. La panchina, sicuramente ottimi gli innesti di Bellu e Franceschini. Ora il palo sul tiro da parte di Fabisch. Mestrino un'altra parte, c'è infrazione commessa dalla giocatrice con la maglia numero 15 Line, abbastanza evidente, di cui si sono accorti anche i due arbitri, Fabio Bocchieri di Modica, provincia di Ragusa, Nicola Salvatore Scavone di Marsala, provincia di Trapani. Capone. Pallo su Rebecca Capone. Fabisch. Sara Bellu esce dai blocchi, poi riconquista il pallone la squadra del Mestrino con il capitano pugliese, nel senso di Carlotta Pugliese, capitano con la maglia numero 41. 3 minuti andati via nel corso del secondo tempo, anche 3 minuti e 20 diciamo per l'esattezza, nessun gol segnato in questa ripresa, si resta allora sul punteggio con cui si era andati a riposo. Mentre ora c'è la parata di Selena Franceschini, ancora su Carlotta Pugliese, poi riconsegnata palla al Mestrino. Ancora un pallone che stava per essere perso dalla squadra padovana. Tiro respinto, tiro d'angolo per il Mestrino con la deviazione in difesa da parte di Sara Bellu. Tiro e il gol da parte della numero 15 Line, quinta rete personale, di nuovo parità sul 14-14. Schanderli, il tiro, il gol, grande esecuzione da parte della giocatrice nordafricana, sesta rete per lei, torna avanti Teramo, ma grande esecuzione col pallone che davvero si è insaccato dove la giocatrice bulgara Dulgherova nulla ha potuto. Mentre ora Teramo recupera palla, Fabisch, Schanderli predica calma dalla panchina Daniela Palarie per non commettere errori di disattenzione ma anche di frenesia, andando a perdere palloni sanguinosi. Andati via i primi 5 minuti nel secondo tempo col pallone dentro, azione sprecata dalla Mestrino, ma a sua volta la formazione ospite sbaglia,
riconquista palla Teramo, fallo su Rebecca Capone. Capone. Bellu, tiro di Sarabello, grande intervento da parte di Giulgherova, perché il tiro di Sarabello era ben indirizzato, ma è stata bella la parata, i riflessi da parte dell'estremo bulgaro. E poi c'è il fallo sulla numero 3 Stefanelli. Mentre ora c'è un richiamo del commissario verso uno e due arbitri per un cartellino giallo verso un componente della panchina del Mestrino. Dalle Fusine, scambiato con Line, poi palla persa in attacco dalla squadra dell'Alibest Espresso Mestrino. Satta, pallone per Sciandarli, ancora Sciandarli, fallo di Line. Capone. Quasi 7 minuti andati via nel corso del secondo tempo. Lanfredi mantiene vivo questo possesso. Fabis. Tiro, il gol da parte di Melina Fabis. Settima rete personale. 16-14 il punteggio. Stefanelli. Poi Dalle Fusine, il tiro, il gol da parte di Dalle Fusine. Prima rete personale per Giorgia Dalle Fusine, centrale classe 2000. 16-15, resta in equilibrio Teramo, che ha avuto anche però due reti di vantaggio qualche istante fa sul 16-14. Bellu. Sciandarli per Sarabello, il tiro, anzi Rebecca Capone, tiro parato dalla Dulgherova, che poi lancia il contropiede con il gol da parte della Jevremovic, terza rete personale. 16-16 il punteggio. Torna la parità qui al Pala San Nicolò, cambio ora con Di Prisco al posto di Capone nella Starmed TMS Teramo. Scorsi 8 minuti nel corso del secondo tempo. Di Prisco per Lanfredi. Pallo su Lanfredi. Recuperato il pallone la formazione ospite con il pallone che viene tramutato in gol da parte della numero 2 Dalle Fusine. E allora non c'è il gol da parte di Giorgia Dalle Fusine, si resta dunque sul 16-16. La formazione teramana. Fabis,
tiro, il gol da parte di Melina Fabic, questo sì che è gol, riporta avanti Teramo 17-16. Stefanelli, il tiro dall'altra parte, il gol da parte di Stefanelli, ora si segna con continuità ma si resta comunque in parità. Ora Fabic, palla per Canzio, Fabic il tiro, la respinta da parte di Giulgherova. Tiro di rigore ora per la formazione del Mestrino. Stefanelli contro Franceschini. Tiro sulla traversa e poi c'è il tap-in vincente da parte della numero 77, Rauli. Seconda rete personale, ma soprattutto Mestrino che rimette il naso avanti e c'è il time out richiesto dalla squadra teramana. Squadra di nuovo in campo dopo il time out richiesto dalla panchina teramana con Daniela Pararie che non vuole lasciare nulla al caso, questa è una gara delicatissima per la salvezza e allora, visto che il Mestrino ha rimesso il naso avanti, ho voluto subito parlare con la propria squadra, che siamo anche a 19 minuti e 37 dalla fine con Mestrino che ce lo appuntiamo anche sul nostro taccuino. Ha rimesso il naso avanti, ora conduce 18-17. Sono andati via i primi 10 minuti e mezzo nel corso del secondo tempo. Fabic ora. Questo è in zona d'attacco la squadra teramana con Sciandarli dentro il pallone per Sarabellu. Fabic, ancora fallo sulla giocatrice tedesca. Poi Sciandarli il tiro, la parata di Giulgherova. Ora momento favorevole al Mestrino che prova a approfittarne con il pallone per Stefanelli dall'ala, il tiro, il gol di Line non convalidato per invasione, ma ci sono comunque 2 minuti per fallo commesso da Lanfredi, dunque inferiorità numerica comunque per la squadra teramana.
Capone. Fabisch si è ripreso a giocare dopo la sospensione con il Teramo, e comunque è in inferiorità numerica. Fuori per due minuti Olga Lanfredi. Fabisch per Canzio dall'ala, riesce a trovare un varco importante per ristabilire la parità. 18-18 il punteggio, seconda rete personale per il capitano biancorosso Chiara Canzio. Ora Jevremovic dalle fusine. Stefanelli, il tiro, il gol da parte della numero 77 Rauli, terza rete personale. Non lascia scampo a Selene Franceschini, che in questo caso bella esecuzione comunque da parte della l'ala sinistra classe 98 del Mestrino, Maria Carolina Rauli. Di nuovo avanti Mestrino, 19-18. Canzio, tiro, termina fuori. Stefanelli, dentro il pallone per la numero 41 pugliese, terza rete personale per Pugliese, ed ora Mestrino è avanti di 2, 18-20 a 16 minuti e 20 dalla fine. Fabisch, Capone, pallone perso dalla formazione teramana, chiedevano una deviazione che non c'è stata, allora una rimessa per la squadra del Mestrino, che ora conduce di due reti e ha recuperato lo svantaggio. Dalle fusine, Rauli, il tiro da parte della numero 41 pugliese, la parata di Selena Franceschini, ma c'è stata anche infrazione commessa dalla formazione ospite, che ridà fiato alla squadra teramana ora con Fabisch. Domenica Satta, tiro, la parata, tiro debole, parata da parte di Dulgherova. Poi c'è il fallo, due minuti ancora per Olga Lanfredi, che era appena rientrata, subito fuori un'altra esclusione, la seconda. Ricordiamo, alla terza c'è l'esclusione definitiva, il rosso diretto, e ora soprattutto c'è il tiro di rigore per la formazione del Mestrino con Rauli sul punto di battuta. Il tiro fuori da parte di Rauli, allora manca ancora metà secondo tempo, perché abbiamo passato da poco quarto d'ora. Due reti da recuperare, però questa è sicuramente un'occasione importante da sfruttare. Il mancato meno tre per quanto riguarda Teramo, si rammarica ovviamente Mestrino per aver dilapidato l'occasione di andare sul più tre, che in questo frangente del match anche da un punto di vista mentale poteva essere molto importante. Ora infrazione, un attacco, non riuscito a controllare il pallone Rebecca Capone. Stefanelli, palla per Carlotta Pugliese, la paratissima da parte di Selene Franceschini, grande prova da parte dell'estremo di Teramo, un Teramo che con 456 reti subite è la peggior difesa, la migliore e quella di Erice con 284, dall'altra parte Mestrino è il peggior attacco con 305 reti appena segnate e 427 quelle del Brixen, che è il miglior attacco questo torneo, che ricordiamo ora si fermerà per le finali Final Eight di Coppa Italia dal 2 al 5 febbraio al RDS Stadium di Rimini, con un'infrazione attacco per Teramo che non sfrutta quanto di buono riesce a fare in difesa.
Poi il tiro, la parata ancora da parte di Selene Franceschini, che sta provando in tutti i modi a tenere aperto il confronto, soprattutto a non far scappare via Mestrino. Siamo delle final eight, gli accoppiamenti dei quarti di finale, mentre c'è il gol da parte di Mestrino, che si porta sul più 3, 18 a 21. Fabish, accoppiamenti Brixen Cassano Magnago, Erice Casalgrande, Salerno Ferrara, Fontigna Padova. Questi accoppiamenti, ora la parata da parte di Dulgorova. Si fa sempre più in salita la strada per Teramo, che rischia di perdere questo scontro diretto a tutti gli effetti. Ora il tiro da parte di Allefusine, la parata da parte di Franceschini, ora Shandarli, tiro fuori con il fallo subito dalla giocatrice tunisina. ...12 minuti alla conclusione del match. Shandarli, Fabish, Shandarli, fallo sulla giocatrice la maglia numero 30. Fabish finta il tiro, poi trova il varco, colpisce però la traversa, ma resta in zona attacco Teramo con il recupero da parte di Domenica Satta, giocatrice di grande esperienza, classe 1978. Ora Fabish il tiro, la parata di Dulgherova. Teramo non trova più la via del gol. Dall'altra parte Dallefusine mette a segno il più 4 per Mestrino. 18-22 al minuto 19 di questo secondo tempo. Satta prova incursione. Shandarli il tiro, il gol, riesce a trovare di nuovo la via della rete e tenere accese le speranze la giocatrice tunisina. Settima rete personale, meno 3, 19-22, perde palla in attacco Mestrino. Fabish, Satta, prossimo a chiamare un time out il tecnico del Mestrino. Ricordiamo la coppia Andrea Andriolo e Demeni Gionghi. Tiro, non è gol. Domenica Satta che era riuscita a concludere con Dulgherova, che in qualche modo è riuscita a tenere al di là della linea bianca il tiro. Si è salvata la formazione del Mestrino da questo punto di vista, e ora c'è il time out richiesto dalla panchina ospite.
Si torna in campo dopo il time out richiesto dalla panchina del Mestrino. Con panchina ospite che vuole ovviamente tenere alta la concentrazione. Tre reti di vantaggio, buon bottino per il Mestrino, anche se manca ancora tanto. 9 minuti e 30. Ma ovviamente un momento favorevole sicuramente alla squadra padovana, che ora non riesce a concretizzare con la parata ancora di Selene Franceschini. Sciandarli, fallo di line ai danni dell'atleta numero 30. Di Prisco, Fabisch, Sciandarli dentro, fallo e tiro di rigore per la formazione teramana. A terra Olga Lanfredi. Fabisch per questo tiro di rigore contro duello tra Germania e Bulgaria. Tiro, vince la Bulgaria, vince Bulgaria col tiro di rigore parato dalla Dulgherova, che sta compiendo qualche intervento molto molto importante. Diciamo che oggi due portieri, sicuramente meglio Selene Franceschini rispetto a Brkić per quanto riguarda la formazione teramana. Dall'altra parte ottimi interventi da parte dell'atleta bulgara Dulgherova, classe 2001. E si resta soprattutto sul 22-19, i minuti sono sempre meno, 7 minuti e 50 per Teramo per provare a recuperare questo svantaggio. Stefanelli, tiro respinto dal muro difensivo. In difesa, diciamo, Mestrino sì, ha avuto quel break vincente, ma poi Teramo si sta comportando bene, diciamo, poi non riesce a tramutare in attacco. Ora va a segno con Sciandarli, ottava rete personale, ma soprattutto sono anche due minuti per Ilaria Line. ...22-20... due reti di vantaggio, inferiorità numerica per Mestrino. 7 minuti e 20 per chiudere il match. Conduce comunque la squadra dell'Alibest Espresso. Tiro fuori da parte della giocatrice con la maglia numero 2. Fallo, tiro di rigore per Mestrino. Questa è la decisione del duo siciliano. Cartellino giallo probabilmente per proteste, per tecnico del Teramo Palarie. Jevremovic, il tiro, la parata da parte di Selene Franceschini, che ancora una volta riesce a neutralizzare un attacco da parte della squadra ospite, tenere accese le speranze. Fabisch, Di Prisco, Tanzio, Fabisch, Sciandarli. Dentro il tiro, il gol da parte della numero 21, Sarabello, e ora torna a meno 1 Teramo. Siamo 21-22, a 6-18 dalla conclusione del confronto. La rientrata prepotentemente in partita la squadra teramana, 3-0 di parziale dal 18-22 al 21-22. Rischio passivo per questa fase offensiva del Mestrino. Dalle Fusi ne ha ricevuto da Pugliese,
poi Stefanelli, il tiro fuori, non c'è deviazione, non c'è contatto, e allora possesso, nuovo possesso d'attacco per la Starmed TMS Teramo con Sciandarli. Di Prisco, ora tutto in campo per quanto riguarda Mestrina, rientrata dopo i due minuti di esclusione anche la Line. Fabish, fallo sulla giocatrice tedesca, il tiro era stato comunque parato dalla Dulgherova. Fabish cerca un varco, ha trovato la via della rete, c'è stato il fischio comunque prima da parte dei due arbitri che comunque fanno restare in zona attacco Teramo, e poi il tiro alto non trova lo specchio della porta. Comunque Mestrino resta avanti a 4:40 dalla chiusura del match. Stefanelli, pallone per Pugliese, il tiro, la parata di Selene Franceschini e tiro di rigore per Mestrino. Questa è la decisione dell'arbitro fondocampo, e dalle Fusine contro Selene Franceschini, questo può essere un momento veramente importante, il tiro e il gol da parte di dalle Fusine, terza rete personale, più due di nuovo per Mestrino, 21-23 a 3:40 dalla fine del match. Satta, Sciandarli, fallo su Dorra Sciandarli, e ci sono i due minuti per la numero 41 pugliese, Carlotta Pugliese, capitano. Fallo ravvisato alla giocatrice con la maglia numero 41 che è in panchina per esclusione per due minuti, e inferiorità numerica dunque per Mestrino, che nel recente passato, soprattutto in questa gara, lo ha dimostrato che ha sofferto l'inferiorità numerica. Ora Teramo si aggrappa a questo per provare a riaprire il confronto. Fuori il tiro di Chiara Canzio, tre minuti da giocare, grande occasione fallita dalla formazione teramana per provare a portarsi sul meno uno. Dentro il pallone per Jevremovic, fallo su Jevremovic, ma Mestrino più che altro fa scorrere i secondi e resta in zona attacco. Stefanelli dalle Fusine, Jevremovic, rischio passivo, due minuti e venti per chiudere il match. Stefanelli, c'è un varco, il tiro e il gol da parte di Stefanelli, quinta rete personale, una rete che praticamente fa calare i titoli di coda, soprattutto perché ora c'è il fallo in attacco fischiato alla numero 78 Satta. E allora due minuti da giocare, tre reti di vantaggio per Mestrino. Stefanelli dalle Fusine, Stefanelli, il tiro respinto dal muro difensivo di Teramo, che poi prova a venire avanti col pallone perso, recuperato, ancora fanno scorrere i secondi gli arbitri con il gol da parte di Canzio, terza rete personale, un minuto e venti da giocare, 22-24 il punteggio, c'è il time out
richiesto dalla panchina del Mestrino.78 secondi alla fine, dopo il time out si riprende con Mestrino avanti di 2 con possesso di palla in mano, 24-22 il punteggio. In attacco la formazione ospite, ovviamente Teramo vuole provare a recuperare il pallone, ma arriva il gol da parte della giocatrice del Mestrino, la numero 15 Line. 2 minuti anche per Francesca Di Prisco. Con questa rete di fatto si chiude ogni speranza per la formazione teramana, ma soprattutto Mestrino, che riconquista una vittoria dopo la gara di andata. Dopo 10 sconfitte di fila, Mestrino torna a gioire, lo fa proprio a Teramo, campo che ricordiamo porta fortuna alla squadra padovana, che nel 2011 proprio il Pala San Nicolò ha conquistato la prima vittoria storica nella massima serie e ora conquista un successo importantissimo. 2 minuti per Jevremovic, giocatrici, lei e Di Prisco di fatto non torneranno in campo perché mancano appena 40 secondi alla fine. Siamo 22-25. Chandarli, infrazione commessa dalla giocatrice tunisina. Con il possesso per la formazione del Mestrino, che porta a casa 2 punti importanti, sale a quota 4, vince entrambi gli scontri diretti con Teramo, che resta sul fondo della classifica con 2 punti. Complicatissima ora, per dire poco, la situazione in classifica. Ora va a segno anche la Line con la rete numero 26. E con 5 secondi da giocare, con Mestrino che vince sul campo di Teramo per 26-22. Suono della sirena finale che vede la formazione padovana gioire per il ritorno alla vittoria dopo 10 sconfitte consecutive. Teramo invece nel baratro. Grazie a Marco Pedicone che ha curato le riprese e la regia di questa partita. Grazie a Matteo Falzon per la telecronaca. Arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A1 qui da Teramo e soprattutto da San Nicolò a Tordino. Il prossimo appuntamento è il 18 febbraio, Teramo-Ferrara. Arrivederci.